Siamo con Andrea Zorzi, campionissimo della pallavolo. Qual è stata la sua più grande emozione durante la sua carriera? Dunque, per quanto riguarda le vittorie, la vittoria dell'89 dell'Europeo, la prima vittoria imprevedibile, fu un po' come un sogno che si realizzava, quindi quella che ho forse apprezzato di più, quella che mi ha colpito di più sul piano emotivo. Poi la vittoria del Mondiale era ancora più importante, ma la prima vittoria, un po' come amore, non si scorda mai. Sul piano della vittoria, per quanto riguarda invece il discorso di un'emozione più generale, devo dire che ormai, avendo smesso di giocare a pallavolo un po' di anni fa, credo che tutti quei ricordi legati al tempo passato insieme con i miei amici, con i compagni di squadra, sia la cosa di cui sono più fiero. Quindi lo sport è anche un grande momento di socializzazione e di vita insieme agli altri? Certo, lo sport è un'occasione per stare insieme, per soffrire, per litigare, per fare amicizie, per divertirsi, è un'occasione anche per condividere vittorie, sconfitte, per conoscere i propri limiti. Sono cose che si ripetono molto spesso, però lo sport lo fa in modo molto chiaro, nel senso che non si parla di limiti in linea di principio, ma si impara a capire quali sono le cose che sai fare, quelle che non sai fare, quelle che impari a fare, e lo fai con delle persone che a volte sono amici perché sono persone a cui vuoi molto bene, con le quali ti trovi molto bene, altre volte il rapporto è più complicato, ma anche in questo senso è un'opportunità per mediare queste difficoltà, e quindi lo sport ti aiuta in tanti aspetti. C'è stato un momento di grande delusione nella sua carriera? Beh, naturalmente sì, ovviamente le due Olimpiadi nel 92 e nel 96, con l'eliminazione nei quarti di finale a Barcellona e in finale ad Atlanta, sono sportivamente parlando le due emozioni negative più forti, le due sconfitte più importanti. Per quanto mi riguarda personalmente, faccio più fatica ad accettare la sconfitta di Barcellona perché in quell'Olimpiadi si giocò anche male. C'è questa sorta di responsabilità, di dispiacere per quello che siamo riusciti a fare. Ad Atlanta ci dispiace molto per la sconfitta finalissima contro l'Olanda, però diciamo che è stata una Olimpiade giocata veramente alla grande, e alla fine una partita meravigliosa finita all'ultimo punto con una grande Olanda. Come si superano questi momenti? Basta, si comincia. Questa è un'altra delle cose che lo sport ti insegna in modo molto chiaro, senza troppe discussioni. Quando si perde uno è dispiaciuto, a volte è arrabbiato, qualche volta fa veramente fatica, vorrebbe mollare tutto, e invece ricomincia. Il mattino dopo torna in palestra e continua ad allenarsi per fare del proprio meglio. Quindi anche questa opportunità quotidianamente di confrontarti con le sconfitte che sono difficili da superare è un'opportunità che lo sport ti offre. Semplicemente pensando al prossimo passo e si va avanti senza mai mollare. Lì anche a fine carriera si è rimesso in gioco con la nazionale dei veterani e ha tornato a vincere ulteriori due titoli, se non sbaglio, uno nel 2007 e uno successivo. Rimettersi in gioco fa parte un po' della sua storia? Non fa parte della mia storia, è per tutti la storia di tutti, nel senso che c'è mio figlio, adesso ha 16 anni e lui fa arti marziali. Il suo maestro un giorno in una festa di Natale disse a tutti noi, quindi agli allievi e anche ai genitori, sappiate che qualunque è la vostra condizione, domani cambierà. E a questo momento tutti hanno reagito in modo un po' titubante, però effettivamente questa non è che c'è la possibilità di stare fermi e di difendere il passato. Rimettersi in gioco in mille modi diversi è lo scopo della nostra vita. Per quanto mi riguarda, tornare a giocare a pallavolo dopo il ritiro a 33 anni è stata un'esperienza anche un po' faticosa, perché non avevo il coraggio di tornare a giocare a pallavolo da vecchio. E invece abbiamo scoperto, io e i miei compagni, che anche se si schiaccia un po' più piano, anche se si salta un po' di meno, la pallavolo continua ad essere un'ottima compagna di viaggio, e quindi in questo caso abbiamo scoperto che lo sport ci ha aiutato a crescere, a diventare uomini grandi, ma anche ad invecchiare. Lei è qui due giorni, è stato due giorni nel Teramano e nella provincia dell'Aquila, per un'attività particolare con i ragazzi delle scuole primarie. Ce la vuole raccontare e magari ci spiega qual è il messaggio che ha voluto lasciare a questi ragazzi? Dunque, diciamo che ormai da qualche anno è abbastanza comune coinvolgere i ragazzi dei vari livelli della scuola con la presenza di testimoni non sportivi che in qualche modo provano a raccontare qual è, secondo noi, il valore dello sport. Vi confesso che talvolta ho qualche dubbio, perché quando si parla di valori dello sport si corre il rischio un po' di abusare di questo termine. Si parla sempre per lo sport, di quanto è utile. In realtà lo sport è una delle tante attività umane, e come tutte le attività umane ha dei pro e dei contro. Quello che a me a volte preoccupa è che si tende ad utilizzare lo sport come metafora di un ideale perfetto, quando invece non è così. È come tutte le cose del mondo, piena di belle cose e anche di brutte cose. Quello che io provo a fare è semplicemente quello di evitare di trasformare questi incontri in un modo in cui io
ex campione, spiego a te, ragazzo giovane, come si fa a vincere o perché lo sport è utile, ma provare con l'esperienza degli ultimi anni come giornalista anche a coinvolgerli in una storia. Diciamo che proprio in questo momento in cui la tecnologia è super importante, in cui siamo esposti a mille distrazioni o mille stimoli diversi, la vecchia modalità del cantastorie, di provare con i ragazzini a raccontare una storia, possa essere efficace. Quindi il concetto è questo: evitare l'autocelebrazione, evitare se possibile un po' quella retorica ipocrita che si usa con lo sport e cercare se possibile di creare una minima relazione con i ragazzini. Qualche volta funziona, qualche volta un po' di meno, ma per me sembra un'occasione per conoscere luoghi e persone nuove. L'attuale situazione spesso criticata dei giovani dipende principalmente da quello che è il nostro rapporto con noi e con le altre persone. È evidente che il confronto con, per esempio, la generazione dei miei genitori è radicalmente diversa. Allora, io ho la sensazione che se i ragazzini di adesso a volte sembrano un po' superficiali, se i ragazzini di adesso sembrano a volte incapaci di essere costanti, di non mollare mai, siano semplicemente lo specchio di come le generazioni sono cresciute, come noi adulti siamo. Allora io penso che la prima domanda sia guardare ai giovani come lo specchio dei nostri comportamenti, e in questo senso la voglia di rimettersi in gioco, di essere davvero altruisti, di provare a cambiare, sia legata soprattutto a noi. Se riusciamo a farlo su di noi, questo avrà effetto anche sui giovani. Ma te lo dico ancora più semplicemente: si dice i giovani non fanno più sport, in realtà è una conseguenza, gli adulti non fanno più sport perché i genitori stanno a casa seduti davanti alla televisione a guardare dal divano le trasmissioni, e i figli cosa fanno? Semplicemente hanno questo come esempio, proveranno a fare sport, ma se poi lo sport non diventa un'occasione per essere ricchi e famosi, smettono di farlo. Perché? Perché il genitore non dà certo un messaggio che lo sport va bene. Quindi il concetto è, invece di guardare a cosa serve per loro, io credo che provare a capire cosa serve per noi avrebbe effetto anche sui ragazzi giovani. In bocca al lupo e grazie.